Un terzo posto al rally dell'Adriatico e Paolo Andreucci metterà il sigillo anche sul CIR 2018. Siccome la matematica non è un'opinione, il campione garfagnino è davvero vicinissimo all'undicesimo titolo tricolore, che ne rinsalderebbe ancora di più la leggenda sportiva. Qualcosa di mai visto e che difficilmente si rivedrà in futuro. Già al rally di Roma Capitale di un mese fa, affrontato a pochi giorni dal terribile incidente che aveva messo fuori causa la sua navigatrice Anna Andreucci, Ucci era virtualmente campione italiano fino a due prove dalla fine, prima del ritiro peraltro condiviso con Scandola e Campedelli, che lo seguono a debita distanza in classifica generale. Andreucci 57, Scandola 35 e Campedelli 34, per una graduatoria congelata, ma che va benone così. Fra un mese, il 21 e 22 settembre, si andrà sulla terra marchigiana dell'Adriatico, giunto quest'anno alla 25esima edizione. Una corsa favorevole a Scandola, che non a caso ha vinto le ultime 5 edizioni. Ma per il pluricampione garfagnino non importerà vincere, poiché anche un terzo posto e relativi 10 punti lo metterebbero al riparo da qualsivoglia sorpresa e rimonta. Casomai resta da capire se al suo fianco e alle note tornerà Anna Andreucci, che sta recuperando dalla terribile botta di Baiardo dello scorso 14 luglio. Pronto, anzi prontissimo, David Castiglioni, che lo ha affiancato a Roma Capitale. Il percorso dell'Adriatico è di alto contenuto tecnico e spettacolare, quartier generale a Cingoli, mentre saranno 14 le prove speciali complessivamente da affrontare.